Mi chiamo Giancarlo Croce, sono un ex insegnante di tecniche pittoriche all'Istituto d'Arte. Nel 1977-78 sono arrivato a Calcata, ho scoperto Calcata e ho comprato la prima casa. Combinazione, davanti a me abitava proprio Roberto Ciotti, il famoso bluesman, che allora aveva una compagna che si chiamava Susanna De Vivo, che anche lei cantava blues. E infatti insieme hanno fatto un disco che si chiama Super Gasoline Blues, che io curai l'illustrazione del disco. Poi nell'80 ho scoperto questo locale che era in vendita. Ho pensato subito che ci potevo fare uno spazio culturale e cominciai a farci delle mosse qua. Però essendoci diversi musicisti a Calcata abbiamo cominciato anche a suonare qui, perciò Roberto Ciotti ha suonato spesso qua con altri amici che capitavano. Era tutto un po' improvvisato, niente di grande organizzazione. E comunque ci sono passati tantissimi musicisti, da Massimo Urbani, sax, a Saro Sorba, un altro sassofonista, è passata Paola Turci, poi c'era un cantante, Mario, che veniva spesso, che mi pare che prima aveva un complesso che si chiamava I Bizzarri. Comunque per dire che sono passati tantissimi personaggi, facendo molta musica improvvisata e divertendoci molto. Allora, questo posto ce l'ho dal 1980 e come dicevo abbiamo cominciato, oltre a fare mosse, anche a suonarci tantissime volte. Un altro che veniva spesso a suonare qua insieme ai suoi amici era Federico La Terza, che oggi c'ha uno spazio proprio per la musica a Trevignano. E insieme alla Terza ci suonava anche Roberto Stanco, che da un po' di tempo insieme a Cristina Mainero hanno un gruppo di musica che fanno musica antica. Ah, ecco, Nicola Stilo, quello che ti dicevo che volevo portare Chet Baker qua, no? Ti ricordi l'altra volta? Sì, l'hai detto, sì, però ti dice... Ah, Roberto Gatto pure veniva. No, non l'hai detto. Il batterista. Roberto Gatto come batterista lo conosco, cioè non lo conosco di persona, ma te fanno. Allora, tutti questi musicisti venivano qua veramente spontaneamente e con grande piacere. Addirittura Saro Sorba, che veniva spesso, capitava spesso mentre c'era musica, mi diceva ogni volta che fate musica chiamami che io vengo, insomma, da Roma, chiaramente. Quindi è andato un punto d'aggregazione spontaneo, sì, alla fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Alla fine degli anni 70 e qui dai primi 80, perché l'ho preso nell'80. Quindi a Calcata diciamo è stato uno dei primi, diciamo. Era l'unico. Calcata, il posto l'ho chiamato Studio d'Arte Porta Segreta. Ecco. È stato l'unico, il primo a fare un certo livello di mostre abbastanza alternative al sistema dominante, ecco. E musica improvvisata all'occasione, eccetera. E com'era Calcata in quell'epoca? Tu che quando sei arrivato qua? Allora, Calcata in quei primi tempi che stavamo qua era veramente bella, perché erano rimasti solamente una ventina di anziani che noi chiamavamo vecchietti. Che poi io ho fotografato tutti, praticamente ho le foto di tutti questi vecchi personaggi. E fra l'altro, proprio i primi tempi che stavo qua, non avevo ancora questo locale, feci una proiezione in piazza a Calcata, dove uno dei vecchietti di Calcata era bravissimo a suonare l'organetto e si chiamava Zi Pietro. E quando feci questa proiezione in piazza di notte, Zi Pietro suonò, Roberto Ciotti suonò insieme a Zi Pietro, perciò è stata una cosa veramente fantastica, insomma. Poi c'erano tutti i vecchietti che vedevano la proiezione delle diapositive, che erano le foto di loro stessi, che non si erano mai visti proiettati così in grande formato su una parete, perciò è stata una serata fantastica.
che è finita chiaramente con qualche damigianetta di vino e a ballare, insomma, sempre con la musica del Sibirio e Roberto Ciotti. Quindi Roberto Ciotti già stava qua negli anni 70? Alla fine degli anni 70. Alla fine degli anni 70? Fine, sì. Oh, 78, insomma, più o meno. Sì. E quindi poi quindi questo locale si è evoluto da quell'epoca? Sì, poi piano piano è andato avanti, ho portato avanti anche i restauri, insomma, non è che era come lo vedi oggi, insomma, c'è stato parecchio da fare. Mantenendo il posto come era, però non c'era acqua, non c'era luce, non c'erano pavimenti, insomma, piano piano. Poi la cosa, un altro che capitava a Calcata in quel periodo era Walter Maioli, che ha un'associazione che si chiama Sinulia e si occupa in particolare di strumenti antichi, paleologici, paleotecnologici, e fa musica in rapporto agli strumenti antichi. Preistorici anche, a Paestum. Anche a Paestum. Sì. Sì. Anche Maioli è stato uno dei primi che ha frequentato Calcata. Forse per la musica il momento clou qui a Porta Segreta è stato il capodanno delle 84-85, quando venne Ginger Baker, famoso batterista dei Cream, insomma, che e loro suonarono tutta la notte qui insieme a Roberto Ciotti, Ginger Baker, Roberto Ciotti, poi c'era Massimo Bonini o Maurizio Bonini, non mi ricordo, e Franco Centamore. È stata una serata veramente pazzesca. Il posto era talmente pieno che io stavo con i musicisti nel palco e versavo vino ogni tanto a uno, ogni tanto all'altro. C'ho la foto di questo. Poi ti dico dove la puoi trovare. Ma diciamo in modo spontaneo questi musicisti, assolutamente. Senza, diciamo. Beh, Ginger Baker l'abbiamo invitato tramite Roberto, perché che lo conosceva bene, insomma. Dopo i concerti che diciamo, com'era la storia? Che i musicisti venivano qua pure dopo i concerti fatti a Roma? Quella dopo i concerti fatti a Roma. Alcuni musicisti sono passati qua. No, lì c'è stata un'occasione mancata, però. Praticamente qui è passato anche Alfonso Johnson, un musicista di colore giovane, che era quello, un bassista, che sostituì Thelonious Monk, mi sembra, con i White Record. Però in quel periodo che è capitato a Calcata, Alfonso Johnson, insieme a Susanna De Vigo venne, suonava con Santana. E allora andammo tutti quanti al concerto di Santana a Roma. Dopo il concerto ci siamo ritrovati tutti in un locale a Roma che non ricordo nemmeno che locale era, però era una noia mortale. Allora Santana si era portato la famiglia, era andato in albergo a dormire, però in quel locale c'erano tutti i musicisti. Ma Carlos Santana? Sì, parliamo di Carlos Santana, il grande chitarrista internazionale. E allora c'erano tutti i musicisti di Santana, tranne lui quella sera. A un certo punto Alfonso Johnson mi fa: perché non andiamo a Calcata da te? E allora l'ha proposto ai suoi amici musicisti, no? E solo che uno a un certo punto se ne è uscito, dice: ma noi andiamo, che è quasi mezzanotte e domani sera dobbiamo suonare, abbiamo il concerto a San Siro. E allora purtroppo, visti i tempi, però per un pelo stavo per portare tutti i musicisti di Santana qui a Porta Segreta. Sì, mancato, però è stato bello, l'idea proprio di venire qua. No? Però insomma sono passati a Bernato, com'era insomma? Allora Bernato era, come ti dicevo, io abitavo davanti a Roberto. A un certo punto vedo arrivare due giovani, perché parliamo della fine degli anni 70, insomma, due giovani moretti, un po' piccoli. Dice: tu sai dove sta Roberto Ciotti? E io: sì, sta qui davanti, abita a quella porta là. E allora vanno là. Io dopo un po' vado, c'è Susanna che mi dice: ma guarda che quello è Bennato, io non l'avevo nemmeno riconosciuto. Allora ho preso la macchina fotografica e sono andato a casa di Roberto e trovo Roberto Ciotti e Bennato che suonavano insieme. Edoardo Bennato. Edoardo Bennato.
E una curiosità è che Roberto Ciotti è l'unica foto che c'è senza barba. E quella pure, se vuoi, della la foto che ci ha fatto vedere, Morgan. Morgan. La potevi riprendere? La dobbiamo riprendere. Con Morgan che ha raccontato pure che poi gliela portata, no? Sì, a un concerto gliela portata. Perché Edoardo Bennato. Gliela stampata, gliela che portata. Lo conosce, insomma. Sì, Morgan è appassionato per Bennato. Perciò andava a qualche... Anzi, quando erano piccoli ce l'ho portato io al concerto di Bennato. Sì, sì, che questo diciamo, è un aspetto, insomma, che sono sì, quelle cose così, occasionali. Fantastico, no? Che insomma un borgo così, diciamo, così rinato possa, diciamo, sì, esplodere dal punto di vista musicale e culturale. Anche, no? Certo. È il paese dei pittori, che è un po' la centralità, però io la definirei anche il paese anche dei musicisti, perché ce ne sono passati parecchi qua. E quindi dopo Bennato poi diciamo l'altro grande artista che dicevano di André che la storia. Ah sì, quello siamo ancora prima dell'80. Arrivò con una troupe cinematografica Fabrizio De André. E che successe? E girarono proprio fuori casa nostra. Mo' raccontata sarebbe un po' lunga, però... No, raccontala invece questo. Il regista di questo video che doveva fare De André, noi stavamo a pranzo con le porte aperte, perché era più o meno estate, e questo regista ci fa mettere tutti i cavi, non ti dico quanta roba, proprio davanti alla porta. Senza dire niente. Noi stavamo mangiando senza dirci una parola. A che ci siamo incavolati? Che non potevamo passare, non potevamo uscire. Sì, allora, in piazza. Allora questo regista, che era un coglione, mi fa la battuta, ma lei non sa chi sono io. Chi è? Mamma mia, chi è un testa di cavolo? No, se può. Il nome non me lo ricordo, ma ho avuto conferma che era un povero scemo, insomma. E così abbiamo cominciato a fargli i dispetti, perché avevamo un ingresso sotto e un ingresso sopra. Perciò loro non potevano girare, perché noi, visto la parata, lei non sa che sono io, abbiamo cominciato a passare continuamente. Finché De André, che aveva capito tutto, aveva visto tutto, ha detto, vabbè ragazzi, dai, lasciate perdere. Come dire, ha cercato di conciliare la situazione. Ma voi avevate capito che c'era De André? No, abbiamo capito subito che c'era De André, ma il problema era con il regista. Idiota il regista. E così, vabbè, dopo che si è messo di mezzo De André, mia moglie ha fatto il caffè, abbiamo preso il caffè tutti, hanno continuato a girare, insomma. E ha suonato De André qua? Sì, sì, tre becche, non mi ricordo. Però. Ah, per il film però, insomma. Sì, era per questo video, non so, per le foto. C'era pure Galighezzi? Galighezzi? No. Non c'è. Era solo De André. Poi qui sono passati anche gli Spandau Ballet, non a Porta Segreta, ma a Calcare. Spandau Ballet, Alex Britti. Ecco, Britti veniva a suonare qua? Non a Porta Segreta. Però veniva a suonare qua. Però veniva a Calcare e penso che abbia anche suonato, perché a volte questi musicisti non suonavano per forza nei locali, che in fondo quasi non c'erano, a parte Porta Segreta, ma anche nelle case di amici, perché arriva Britti con la chitarra, poi c'è un altro che suona che c'ha la chitarra, un altro di Calcata, e cominciano a fare una specie di session, no? Bellissimo. Sì, era molto bello sempre, perché è così spontaneo, no? Come quando venne Massimo Urbani. E io avevo avuto un incontro con i poeti qui a Porta Segreta, tra cui poeti molto rinomati, tra cui Vito Riviello, un poeta dialettale. È stato molto bello il momento tra Vito Riviello, che declamava le sue poesie, e Massimo Urbani, che l'accompagnava col sax. Che è un jazzista. Eh? È stato un jazzista, no? Sì. Famoso, ma abbastanza noto. Rinomato, se lo c'è. Rinomato, certo. Lo trovi. No, non ricordo di ricordarlo. Certo. No, Massimo Urbani era un grande, veramente un bellissimo musicista, insomma. E comunque fu un'occasione molto particolare, no? Il poeta e il sax, no? Che si scambiavano battute, insomma.
tanto per dire che qui era molto semplice, molto improvvisato, niente commerciale, tutto molto spontaneo e vissuto, diciamo, con amore, con passione. Con... E questa atmosfera, diciamo, come è nata? Questo, diciamo, atmosfera qua al paese, io dico. L'atmosfera, a parte i vecchietti, eravamo noi che la creavamo, che avete, ecco. Con la mostra, con la musica, con i lavori che stavamo facendo, ognuno nella propria casa, perché era tutto da restaurare qua. Perciò abbiamo vissuto in mezzo a restauri, calcio e cemento, non so per quanti mesi. Però nel frattempo si è creato una rete. Si faceva musica, eccetera. Venivano da Roma volentieri a suonare, proprio così, per questa spontaneità, no? E questo c'è, è proprio una delle... Infatti è un periodo irripetibile, detto tra noi. Proprio oggi ce lo sogniamo, quella dimensione là. Non so se avviene da qualche parte, ma anche a Calcata è abbastanza perduta, insomma.